Nel fine settimana che ha preceduto il Ferragosto, a Terrinca, nel comune di Stazzema, l'antico borgo ha rivissuto le atmosfere del Medioevo. Nelle due giornate di festa, 13 e 14 agosto, è stata riproposta una rivisitazione del paese in epoca medievale, attraverso il lavoro delle antiche botteghe, degli antichi mestieri, con stendardi, scudi e stoffe. A rendere ancora più veritiera l'atmosfera, gruppi folcloristici di musici, giocolieri, falconieri, mangiafuoco, giochi rinascimentali, combattimenti, tamburini, sbandieratori e tanto altro ancora. Quando uno è sul mare in Versilia, il valore aggiunto sono le Alpi Apuane, altrimenti il mare è da tante parti, ma solo qua si può vedere quello che si vede quando siamo sulla spiaggia e osserviamo le vette delle Alpi Apuane che sembrano sorgere dal mare praticamente. Terrinca è il borgo più antico della Versilia, le sue tracce si perdono agli albori dell'Alto Medioevo. Perfetta e molto apprezzata l'organizzazione della festa. Noi in questi due anni abbiamo fatto veramente tante cose, di miglioria al paese a livello proprio di arredo, piazze, strade, fontane, insomma abbiamo lavorato veramente tanto, ma non solo per il discorso festa, proprio per un discorso generale. Per due giorni Terrinca ha fatto un salto all'indietro di centinaia d'anni per valorizzare il patrimonio storico e promuovere il territorio. La nostra associazione si occupa dello studio e della ricostruzione delle tecniche tessili per tutto quello che riguarda il periodo medievale, ovvero sia fino alla seconda metà del 1400.